Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Nuovo appuntamento con l'informazione. Mercoledì 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo. Alle ore 18, presso la cattedrale di Arezzo, Alvaro Scarnicci riceverà l'ordinazione sacerdotale per imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell'arcivescovo Riccardo Fontana. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telesan Domenico, canale 85 e www.tsdtv.it nella sezione live. E domenica 19 giugno alle ore 12, Don Alessandro Nelli fa il suo ingresso come arciprete, parroco della parrocchia dei Santi Martino e Michele Arcangelo nella collegiata in Foiano della Chiana. Anche questa celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla nostra emittente. Ieri mattina, intorno alle 9, è tornata alla casa del padre la signora Lina Faralli, mamma di Monsignor Franco Agostinelli, vescovo emerito di Prato. Le esequie si svolgeranno domani, sabato 18 giugno, alle 11, presso la parrocchia di San Marco alla Sella. La signora Lina aveva 101 anni, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. E naturalmente le condoglianze da parte di tutta la redazione di Tele San Domenico e da parte di tutta la diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Simone Bonaccorsi ha ricevuto l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Grande festa al monastero domenicano di Santa Maria della Neve, San Domenico a Prato Vecchio. Simone Bonaccorsi ha ricevuto l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Significa strettamente l'appartenenza alla Santa Sede, perché i cavalieri del Santo Sepolcro sono riconosciuti dallo Stato Città del Vaticano ed hanno il compito e lo scopo di aiutare dal punto di vista spirituale ed economico le attività che sono del Patriarcato di Gerusalemme e nei luoghi dove sono, di rendere presente quella presenza del Cristo risorto che significa essere cristiani. Io questa onorificenza non me l'aspettavo. Sapevo che era iniziato un processo informativo dalla Santa Sede, ma dicevo forse, ma a me non è una cosa che mi riguarda. Poi il nunzio è quando e mi sono ritrovato a questo, ma credo che sia un atto di benevolenza che i vescovi della Toscana, ma il cardinale Gran Maestro su mandato della Segreteria di Stato hanno voluto dare a me per forse l'impegno dato, talvolta non fatto bene, ma alle nostre diocesi, penso alla diocesi di Fiesole, ma anche alla mia cara diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, dove non mi sento ospite, ma figlio. Una sinergia per tenere viva la memoria della Resistenza e dell'antifascismo in terra d'Arezzo. Questa volontà lega le ACLI di Arezzo e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Arezzo, che daranno seguito a un impegno congiunto orientato alla promozione di iniziative volte a mantenerne la memoria di coloro che, a costo del loro sacrificio, hanno combattuto per la libertà e per la democrazia. Le due realtà, insieme all'associazione culturale Demos, hanno ribadito questa comune intenzione nel corso della cerimonia commemorativa ospitata dal carcere cittadino in ricordo del massacro di Sant'Etani, di Don Giuseppe Tani e di Aroldo Rossi. E il nostro focus di questa sera è dedicato all'evento Utopic Fest organizzato da Rondine Cittadella della Pace. È partito Utopic Fest, questa nuova edizione. All'inaugurazione lei ha voluto citare l'effetto di Lorenz, un battito d'ali di una farfalla in una parte del mondo provoca conseguenze anche in altre parti del mondo. Una edizione incentrata poi sul tema anche della complessità. Ecco, ci può collegare questi due concetti e spiegare anche che cosa state cercando di fare in questi 3 giorni? Sì, 3 giorni intanto di desiderio di riabbracciarsi dopo la pandemia da tante parti del mondo e poi l'abbraccio cuore di Rondine, gli ex nemici che si ritrovano e continuano a progettare insieme il futuro. E
E poi questo tema l'abbiamo voluto mettere al centro della riflessione per declinarlo in ogni ambito, dalla politica all'educazione, dall'impresa alla vita quotidiana, perché o si affronta questo tema della complessità o siamo fuori del mondo, perché il mondo è complesso. Oggi sentiamo nei talk show la banalizzazione di questa parola, oppure ne sentiamo la retorica che spesso diventa un alibi per non affrontare problemi. Il sottotitolo di Utopic dice la sfida del passo possibile, perché se affrontiamo la complessità e individuiamo il passo possibile, ecco che questa categoria non è teoria astratta, ma si coniuga con una possibilità concreta. E allora nessuno uscirà da Utopic con alibi, ognuno guarderà se stesso e gli altri e se vorrà farà il passo possibile verso la pace. Un importante passo anche per quello che riguarda il metodo Rondine, che esce dalla cittadella e arriva nelle scuole. Sì, abbiamo iniziato proprio stamani con la cerimonia di consegna dei primi certificati ai tutor metodo Rondine. Con l'Università Cattolica del Sacro Cuore abbiamo certificato, dopo un anno di grande impegno intellettuale e pratico di tirocinio, 15 tutor che lavoreranno nelle prossime sezioni Rondine sparse nelle scuole superiori d'Italia. Rondine esce dal borgo e il passo possibile è in direzione a Utopic, si viene, ma poi da Utopic si va. Il presidente dell'Istituto Toniolo ha sottolineato l'importanza per superare i conflitti del collegamento fra mente e cuore. Qui, appunto, col metodo Rondine è quello che cercate di fare. Sì, è l'integrale umano, mente e cuore. Non basta passione, ci vuole un nuovo paradigma. Cosa significa un nuovo paradigma? Proprio un paio di occhiali nuovi con cui guardare la realtà. Se sono miope e mi danno gli occhiali da presbite, prendo una cantonata. Allora, evitare di prendere cantonate vorrebbe essere questa l'ambizione del metodo Rondine, comprendere a fondo come l'umano è complesso, ma non rimanere bloccati da questa categoria che fa paura e agire. Si è svolto il primo panel dedicato appunto a Utopic Fest, inaugurata a Rondine, cittadella della pace. Quali sono i contenuti principali del suo intervento che ha tenuto qui a Rondine? Io ho portato un'esperienza in 135 paesi del mondo dove ho servito nella riduzione del conflitto con le Nazioni Unite, suggerendo che al di là della buona volontà, dei principi ben stabiliti della cultura della pace, si debba però anche conoscere le mappe e i punti cardinali, perché se non si riesce a orientarsi ci si perde in questa complessità. La complessità non può essere un alibi, perché c'è la complessità anche nel cambio climatico, nella parità della donna, nella scoperta del mondo esterno, della ricerca spaziale, però non è che quella complessità abbia fermato quei progressi, e la complessità sui temi della riduzione del conflitto e della costruzione della pace dovrebbe essere un'opportunità invece che un alibi per tirare il remo in barca e non sperimentare nuove vie. Spesso invece si danno soluzioni semplici a problemi complessi. Sì, soprattutto si danno soluzioni del passato a problemi del presente e del futuro. Certo, il passato deve insegnarci delle lezioni, ma i problemi nuovi sono problemi nuovi. Non si può sperare che la soluzione di Yalta in Crimea, come ha risolto la guerra mondiale, sia fotocopiabile e ripetibile nelle nuove situazioni di questa guerra che io chiamo globale, perché è una guerra locale, sicuramente locale, che però ha tutta una serie di interferenze globali in termini di armamento, di sanzioni. Tutti i popoli del mondo soffrono di questa realtà. La coppiata guerra ucraina fa 4 miliardi e 350 milioni di click ogni giorno in 200 lingue per dimostrare quanta preoccupazione e costernazione essa dà. E bisogna che troviamo le soluzioni di oggi che saranno diverse da quelle di Yalta di ieri. È stata inaugurata Utopic Fest a Rondine. Qual è il ruolo dei mezzi di informazione nel raccontare le situazioni di conflitto? Il ruolo dei mezzi di informazione è quello di cercare di narrare la realtà andando il più possibile sul campo, cercando di dare voce ai civili che subiscono i conflitti e alle istanze di chi cerca di risolvere le situazioni di conflittualità e di raggiungere la pace. È importante che i media non diventino organi di propaganda né tifoserie, ma appunto rispettino quella che è la loro deontologia e quella quindi di testimoniare.
Ecco, com'è possibile testimoniare in maniera corretta in un contesto di conflitto dove comunque ci sono propagande contrapposte, dove spesso è anche difficile avere accesso alle informazioni attendibili? Sicuramente è fondamentale il ruolo dei giornalisti sul campo, quelli che appartengono quindi alla stampa internazionale, che da operatori esterni quindi alle situazioni di conflitto possono documentare quanto accade. E poi è importante anche avvalersi delle testimonianze delle persone che operano sul territorio, quindi le varie ONG che assistono ad esempio gli sfollati, i feriti, i malati, ma anche le ONG che sono lì da prima dell'inizio del conflitto, che però hanno in qualche modo il polso della situazione, riescono a documentare il quadro sociale e come si è arrivati a certe situazioni. È stata inaugurata Utopic Fest, lo Stato italiano presente anche con la sua rappresentanza. Ecco, sono tante le situazioni di conflitto, in particolare anche l'Africa subsahariana, se ne parla meno in questo periodo, ma è un contesto molto caldo. Molte, e mai come adesso una manifestazione del genere è perfettamente azzeccata. Il conflitto in Africa è una questione soprattutto identitaria, è una questione dignitaria, è una questione di valori. Quindi al di là delle etnie, dei clan, dei combattimenti, della cultura, della religione, vi è qualcosa di più profondo, una lotta di un istinto di sopravvivenza, ma anche un istinto di esistenza. Io ci sono, io esisto e non riesco a esistere in pace con l'altro, anche per tutta una serie di problemi del continente. Ci stiamo lavorando fortemente attraverso un impegno di Italia, Europa e della comunità internazionale, forse senza precedenti.